questo busto di San Gennaro comincia il nostro percorso, questa discesa nella Napoli sotterranea che comincia a Piazza San Gaetano e ci consente di fare circa 700-800 metri al di sotto del piano di Calpestio, quindi nella zona più misteriosa della città. E ci fa piacere cominciare questo viaggio interiore sotto l'auspicio di San Gennaro, che insieme al mago Virgilio in precedenza e insieme alla sirena Partenope sono i tre veri grandi genius loci di questa città. Questa scala, che è stata realizzata durante la Seconda Guerra Mondiale per far sì che la gente, i partenopei, potevano ricoverarsi sotto i bombardamenti aerei americani a cavallo tra il 43 e il 44, noi cominciamo ad avventurarci nelle profondità di questa enorme cavità sotterranea che è fatta di cunicoli, di passaggi stretti, di resti di acquedotti antichi, e ci troviamo in una zona in cui la temperatura non è che scende moltissimo, ma siamo quasi al 90% del tasso di umidità. Dovremo percorrere circa 136 scalini e scendere di circa 43 metri sotto il piano di Calpestio, sotto il livello stradale. E qui noi cominciamo ad avere anche la sensazione, la suggestione di una tranquillità e di un silenzio che contrasta con il caos che è in superficie, e quindi è un mero percorso interiore, sia per chi superficialmente percorre queste scale ed entra in questi sotterranei, in queste caverne, in queste cavità da turista, e sia per chi fa un viaggio interiore, dentro se stesso. È importante questa introduzione perché fa capire come con il silenzio si entra in contatto con quello che in esoterismo si definiscono le stelle interiori e con il cosmo intero, perché non è un caso che Napoli ha vissuto di esoterismo per millenni, di cose di realtà palesi e di realtà nascoste. E quindi invito a osservare questo tipo di paesaggio, che è piuttosto inusuale, visto che scendiamo da un piano stradale pieno di movimento, pieno di vita. Ma anche qui c'è una vita invisibile che non sempre è percepibile a tutti. E qui comincia il nostro viaggio nelle correnti energetiche sotterranee partenopee. Scendere nei sotterranei di una città significa anche cercare di scoprire, di indagare un qualcosa che non è visibile e che non è facilmente trasmissibile, perché c'è un elemento emozionale in questo tipo di avventura sotterranea che certamente non sempre si riesce a descrivere con le parole o in forma scritta, perché diventa un modo di sentire. Camminare sotto una città piena di caos, ma che è anche come dire, punto di confluenza, di punti di serenità, di tranquillità, come per esempio i chiostri, gli innumerevoli chiostri, non soltanto quello maiolicato di Santa Chiara, ma anche tutti gli altri chiostri monacali, di romitaggi antichissimi che stavano qui già in epoche estremamente arcaiche, con questi loro pozzi, che è una forma di comunicazione orizzontale tra il basso e l'alto, che quindi simbolicamente rivestono una carica, come dire, energetica fortissima. Non a caso alcuni di questi pozzi erano considerati pozzi che avevano una capacità quasi taumaturgica, quindi avevano una capacità di guarire. Fanno capire che in questo paleosuolo esistono forme di conoscenza che sono tutte da scoprire. Qualcuno ha scritto qualche cosa, qualcuno ha detto qualche cosa, qualche rappresentazione artistica è servita a individuare alcune verità, ma non è ancora stata fatta luce su quello che è il mistero vero.
fare luce sul mistero a Napoli significa cercare di conoscerla meglio di chiunque altro, entrare nelle profondità e cercare di estrapolare, cavare, lavorare questa pietra nera come un antico maestro biberniere e trasformare questa pietra, questo piombo in oro, così come gli alchimisti facevano nella scuola del principe Raimondo di Sangro e degli altri alchimisti che hanno vissuto in città, ce lo riconoscono. Quindi il mistero è una componente della vita ordinaria e materiale della città. Come ogni medaglia ha un doppio risvolto, un fronte e un retro, così abbiamo a che fare con una forma di conoscenza che si innesta in quella materiale. E qui abbiamo tutto un discorso anche di carattere artistico, perché tutto ciò che si riverbera all'esterno nasce dalle profondità della terra. È il caso del tufo. Il caso anche dei simboli che si vengono ad incarnare, come per esempio Vico Fico al Purgatorio, dove c'è una statua di bronzo di Lello Esposito che raffigura Pulcinella, ma Pulcinella è una figura antica che forse veniva venerata all'epoca del Maccus, quindi in epoca romana, ma che veniva anche venerata all'epoca di Horus come divinità egizia, perché non dimentichiamo la presenza di una cultura sapienziale, di una scienza e di una forma di conoscenza, direi di sapienza vera, che veniva dall'Egitto e quindi da una prima colonia alessandrina, perché gli alessandrini sono migrati in gran parte proprio su queste coste nella città di Napoli. Non a caso qui abbiamo il quartiere la Regio Nilensis, quindi con il quartiere egiziano dove c'è una statua del dio Nilo. Anche questo ha a che fare con le profondità della terra e con un fatto energetico, perché è un crocevia energetico. Lì vicino c'è Porta Ventosa e quindi c'è via Mezzo Cannone, c'è tutta la struttura, diciamo, su cui poi poggerebbe il corpo mitologico della sirena, fino ad arrivare la Basilica di San Giovanni Maggiore, dove appunto si dice che c'era il cenotafio della sirena. Quindi tutte queste simbologie che vengono rappresentate in un arco spaziale così breve, che va da Castel dell'Ovo fino ad arrivare al centro della città, rappresenta tutte le simbologie possibili e immaginabili che sono gli archetipi della città. E quindi abbiamo il Castel dell'Ovo con il mito dell'uovo in sospensione in una caraffa applicata all'interno di una gabbietta metallica, applicata in un soffitto fatto di quercia, secondo il mito virgiliano, quindi il palladio virgiliano. E poi abbiamo il Duomo, dove sono conservate le reliquie del santo, che sembrano quasi reliquie che hanno una potenza e la capacità di riallacciarsi a un'energia elettromagnetica. Ecco perché in un determinato momento dell'anno, anzi in più momenti dell'anno, questo sangue va a liquefarsi. Ma non dimentichiamo mai che a Napoli ci sono oltre 50 patroni, di cui almeno altri 4-5 vanno a liquefare il sangue. Quindi il sangue è la dimostrazione di una corrente sottile energetica che può essere paragonata all'acqua, che è qui sotto, nella Napoli sotterranea, viaggia attraverso questi antichi acquedotti. E qui siamo quasi alla fine di questa rampa di scale piuttosto lunga che porta nelle profondità della città. È come entrare nell'utero materno, in un utero che è un archetipo dove tutto ha origine, tenendo presente che tutto ciò che è in muratura è costruito nel tufo, i famosi 12 tufi gialli partenopei che risalgono alle antiche eruzioni dell'Archifredreo. E qui possiamo vedere una ricostruzione a un onor del vero piuttosto vecchia di abiti da speleologo, cioè da persone che per mestiere entrano nei sotterranei e li verificano nella loro estensione e nella loro profondità, raccogliendo una serie di dati per poi poter mappare in questo caso i sotterranei della città di Napoli. È molto interessante perché alcuni dettagli lasciano intravedere la vita che veniva fatta qui nel momento in cui c'era questa attività di ricerca, che è un'attività di ricerca essenzialmente di carattere scientifico. Molti sono anche geologi. Vediamo anche i resti di una vecchia lampada ad acetilene, che in origine veniva usata, prima delle moderne lampade a LED unidirezionali, per poter illuminare il percorso da fare. Nello stesso tempo è molto interessante vedere questa sorta di fori nel muro, che non sono altro che dei fori realizzati per appoggiarci i piedi, e si chiamano greppiate. Servivano essenzialmente ai pozzari,
i quali erano individui di bassa statura, si ironizzava e si favoleggiava su questi pozzari, dicendo che forse in origine erano addirittura bambini, perché riuscivano a entrare attraverso dei cunicoli molto stretti e a fare la manutenzione reale, per esempio, dei tratti di acquedotto, oppure, come in questo caso, salire fino in cima dove c'è un pozzo che in questo caso è piuttosto alto e sfiora sicuramente i 40 metri di altezza, infatti appena appena è possibile vedere la luce sopra. Naturalmente molti di questi pozzi sono stati chiusi per una serie di ragioni, perché li hanno utilizzati per lo scarico di materiale di risulta, molto spesso sono successi dei grandi incendi nei sotterranei napoletani, per cui sono stati chiusi. Però sono ancora testimonianza reale, vivente, come dire, urbanistica, di quello che era il tipo di vita che si veniva a svolgere qui sotto, molto importante, soprattutto nell'epoca in cui alcuni tratti che visiteremo dopo erano dedicati essenzialmente agli acquedotti. Qualche camminamento anche abbastanza ampio e alto, quindi non c'è nessun rischio dal punto di vista della claustrofobia. E siamo già entrati in una delle prime cisterne, in un ambiente molto ampio, in cui il piano di calpestio era più basso, ma è stato sollevato moltissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, facendo una colmata di calce, perché qui c'erano tantissimi rifiuti. E questo dà l'idea di come possono essere vasti alcuni ambienti, e questo nel complesso sembra molto vasto, ma non è certamente il più vasto, ed è un ambiente che si snoda anche attraverso qualche superficie un po' più bassa in altri ambienti che in origine avevano destinazioni diverse. Per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale alcuni degli ambienti più piccoli, che oggi sono chiusi da grate, servivano per esempio come bagni o come depositi secondari. Gli aerei durante la Seconda Guerra Mondiale, durante i bombardamenti americani a cavallo tra il 43 e il 44, che miracolosamente si incastrarono in un pozzo che sta a San Paolo Maggiore, nella Basilica, miracolosamente. E qui abbiamo l'idea di una potenza esogena, di una potenza esplosiva devastante, la quale potenza probabilmente non è niente rispetto alla chiave energetica con cui va tradotto il percorso che stiamo facendo. Perché tra linee energetiche di Hartmann, il medico tedesco che elaborò questa teoria basata sull'elettromagnetismo, e la griglia di Curie, che è un bioclimatologo sempre tedesco, e che elaborò la teoria di questa griglia elettromagnetica un po' più piccola, un po' più stretta, la Terra vive. E se la Terra vive, è come se noi in questo momento avessimo percorso una parte delle arterie, delle vene, quindi di quel percorso sanguigno energetico che da un punto di vista allegorico e simbolico è sicuramente sovrapponibile ed equiparabile a un percorso interiore attraverso vene e arterie umane. E qui ci sono dei crocevie energetici. Questo, come anche l'ambiente precedente e gli altri che vedremo dopo, potrebbero rappresentare anche un poco gli organi palpitanti di questo senso energetico. Un senso energetico che ci invita abbastanza spesso a venire nei sotterranei della Napoli sotterranea, in questi percorsi, in questi camminamenti, proprio per cercare qualcosa e per farci ricontattare con Gea, la nostra madre, con questo, come dire,
questa cosa interiore che noi andiamo a scoprire. E qui ci viene in mente anche l'acronimo VITRIOL, che è Visita Interiora Terre Rectificando in Menies Occultam Lapidem, di Basilio Valentino, che nel 600 codificò questa teoria, la possibilità di scendere dentro di sé, in questo caso da un punto di vista allegorico, da un punto di vista anagogico sovrassenso, come dice Dante, c'è la possibilità di avere un'esperienza multidimensionale, perché scendendo e percorrendo questi camminamenti sotterranei c'è anche la possibilità di entrare dentro se stessi attraverso un'attività di meditazione, di cogitazione, di pensiero, cosa che non sempre si riesce a fare in un ambiente caotico. E l'ambiente in cui ci stiamo, e adesso io vorrei anche illustrarlo in sintesi, qui pure era una cisterna, e a un certo punto però è stato utilizzato proprio come ambiente esempio, come ambiente classificabile, come qualcosa in cui la gente ha vissuto, anche per mesi, perché sotto i bombardamenti hanno vissuto qui e hanno rimasto anche delle scritte, dei simboli, dei disegni. E adesso qui abbiamo un'immagine che ritrae la Napoli del 43, la Napoli del 44, sotto i bombardamenti, con la gente che viveva nei sotterranei e che viveva all'addiaccio su delle vere e proprie brande lette all'esterno. Questo per far capire la sofferenza e nello stesso tempo anche la chiave di volta della sopravvivenza, perché scendere nei sotterranei per molti ha significato essenzialmente continuare a vivere. Qui ci troviamo di fronte a un pilastro che paradossalmente può sembrare un monolito e quindi come una struttura di sostegno. Nella realtà dei fatti non è un pilastro, non è una struttura di sostegno, ma è un pozzo murato, perché col passare del tempo, per le ragioni che abbiamo illustrato prima, cioè per gli incendi sotterranei che succedevano periodicamente o per questo scarico continuo di materiali di risulta abusivi, naturalmente hanno dovuto chiudere anche per motivi di carattere igienico. Tuttavia abbiamo ancora un'idea qui di come poteva essere un pozzo altrettanto burato, e questa era una gigantesca cisterna che non a caso le mura sono ricoperte di calce proprio per rendere, come dire, impermeabile tutta la cisterna. D'altra parte ci sono testimonianze importanti che ci fanno capire la linea che va a suddividere la vita e la morte, proprio qui, in questo ambiente. E qui abbiamo una ricostruzione molto suggestiva di un carro armato. È una ricostruzione di fantasia, sono materiali di risulta, che tuttavia lasciano intendere un sentimento di paura, un sentimento di orrore, nonché anche di speranza, perché con questi strumenti si è voluto intendere la presenza della guerra, qui, a Napoli, nei sotterranei. E infatti abbiamo anche delle maschere antigas, abbiamo degli elmetti dell'esercito tedesco su queste strutture di ferro, e poi abbiamo anche delle ogive, dei cannoni a lunga gittata e altri materiali che lasciano prefigurare uno scenario di carattere bellico. C'è anche un terreno, c'è anche una branda, dei pezzi di ferro che sembrano dei fucili imbracciati da soldati. E questa è la linea di scontro. Lì invece abbiamo qualcosa di anche più suggestivo. Questi sono detriti. È un po' la ricostruzione di come dovevano apparire i pozzi dove avevano gettato dei materiali di risulta, ma ci sono anche degli elementi di carattere bellico che lasciano intendere il conflitto che c'era all'esterno, nella città, sotto i bombardamenti. E tutto questo è a memento, cioè serve a ricordare la fragilità della vita umana. Proprio qui sotto, dove ci sono correnti energetiche che hanno dato la possibilità a questa città di sviluppare la propria storia conosciuta nell'arco di 2800 anni di storia certificata e di circa 5000 anni, di cui una parte di storia mitologica. Allora, stiamo per arrivare in un altro ambiente
che è davvero molto suggestivo. È un ambiente di lavoro, una classica cava di tufo. E qui i cavatori o i maestri pipernieri utilizzavano questo tufo per costruzioni all'esterno, in superficie. Gran parte dei manufatti architettonici, dei palazzi, delle case, tutte le strutture visibili in superficie, almeno nel centro storico, hanno un contenuto tufaceo elevatissimo. E qui viene in parte illustrata la tecnica dei cavatori e ci fa capire come questi soggetti, esperti e conoscitori di queste vene energetiche della città, riuscivano a scegliere i tufi migliori, che in base alla colorazione, in base alla componente microcristallina, avevano la possibilità di resistere a pressioni per centimetro quadrato molto elevate, quindi un materiale vivo. In particolare tutto il tufo che si trova nei sotterranei di Napoli, che è un vero e proprio paleosuolo, sono stati prodotti da alcune eruzioni dell'Archiflegreo 35.000 anni fa e 13.500 anni fa. Inutile dire, appare superfluo dire, che la variabilità dei tipi di tufo in base alla classe di durezza e alla sua colorazione sono veramente tantissimi, anche se 12 sono quelli in base. Doveva essere un lavoro stancante, un lavoro incredibilmente faticoso, tant'è che poi impararono a utilizzare delle leve vantaggiose e anche un sistema di carrucole che consentivano attraverso i pozzi di portare il tufo non a spalla ma attraverso dei pianali tipo idraulico, per cui erano imbracati da queste corde e i blocchi venivano fatti salire in superficie. E qui siamo un po' nel cuore palpitante di queste vene energetiche, perché quando pensi al tufo, che era un materiale, una piroclastite, quindi qualcosa di fuso, allora hai la percezione delle energie che hanno viaggiato qui al di sotto di questo territorio così ampio che è tutta la città, che si espande poi dall'arco flegreo fino ad arrivare fino ai Camaldoli e che rappresenta un continuum energetico. Voglio dire, non è un caso se nei sotterranei della città si svolgevano riti particolari in epoca greca, si svolgevano riti particolari in epoca romana, abbiamo il culto di Cerere, Demetra, ma nello stesso tempo abbiamo per esempio anche le riunioni un po' criptiche, un po' occulte, che sostenevano gli adepti e i componenti, particolarmente si parlava di illustri letterati, studiosi, scienziati del 500 e del 600 che si riunivano nelle accademie, un nome per tutti, Giovan Battista della Porta. Vorremmo anche aggiungere che lasciando il 500 e il 600 e le accademie erano centinaia qui a Napoli, quindi c'era un fervore culturale straordinario e si riunivano nei sotterranei, che erano luoghi appartati, silenziosi, dove potevano essere celebrati questi riti di conoscenza che erano di livello straordinario. Poi lascia il posto anche ad altre forme di riti molto esoterici, cioè parliamo della massoneria. Non a caso Napoli è la città del principe di San Severo e nei sotterranei i primi massoni si riunivano e non a caso esistono tutta una serie di scuole di pensiero che lasciano intendere che lo stesso principe di San Severo avesse il suo laboratorio alchemico e che si richiama all'acronimo di cui prima abbiamo accennato, cioè a visita interiore a terre rectificando i menies occultam lapidem, dove sono stati poi trovati anche dei veri e propri tesori in termini di conoscenza, nonché anche il vero volto del principe su una stampa. Quindi in quest'arco temporale così vasto, di migliaia di anni, di oltre 2300-2400 anni, tutta una serie di culti si sono sovrapposti e in questo paleosuolo, che è straordinario da un punto di vista antropologico, cioè dello studio e lo sviluppo umano in queste zone, ha potuto creare una corrente di pensiero che è arrivata fino ai giorni nostri. Non a caso, in questi ultimi periodi c'è una notevole fervenza culturale e vengono stampati molti testi, anche abbastanza autorevoli e profondi, su quello che è l'esoterismo napoletano, che è un esoterismo particolare. Senza chiave energetica sotterranea non è possibile determinare la carica esoterica della città.
perché tutto ciò che è in alto è uguale a ciò che è in basso, e il sistema dei due triangoli che si incrociano, e che uno rappresenta la montagna, cioè la vetta all'altitudine nel senso genoniano del termine, e l'altro invece un triangolo più piccolo che rappresenta invece la caverna, in questo caso dove siamo noi, rappresentano un micro e un macrocosmo che sono strettamente, assemblati, intersecati fra di loro, e questo attrito genera quella vita esoterica, sotterranea, quel canale energetico che i negromanzie, ma anche quindi i negromanti, anche i rabdomanti e anche i conoscitori delle energie della vita in senso lato, quindi l'elemento acqueo, l'elemento ventoso, l'elemento aereo, così come avveniva per Virgilio, che non a caso era un rabdomante e aveva scoperto anche dei pozzi che avevano capacità curative, perché poi c'è anche questa componente, i pozzi curativi che venivano utilizzati dai cittadini per potersi curare dalle malattie più svariate. Tutta questa tradizione si è protratta fino ad arrivare ai bagni di Puteoli, e quindi tutta la zona di Baia, e c'ha il suo epicentro nella zona Flegrea, e c'ha il suo termine proprio nel cuore della città di Napoli, dove c'erano una quantità di sorgenti e una quantità di pozzi che avevano queste proprietà curative e taumaturgiche. Vorremmo far notare anche cosa veniva utilizzato per fare questo tipo di lavorazione, perché attraverso dei coni c'era la possibilità di seguire delle faglie che loro conoscevano molto bene dal punto di vista qualitativo e staccare i blocchi necessari. Quando si pensa al tufo, al piperno, a questi materiali naturali, si trascura anche la loro resilienza, la loro capacità di essere resistenti, per esempio ai terremoti. Ed essendo Napoli cava, ed essendo anche stata oggetto di lavorazioni profonde dal punto di vista dei cavamonti, in origine venivano chiamati cavamonti o maestri del tufo, anche maestri pipernieri, abbiamo anche degli esempi classici di una ridondanza energetica. Tutto ciò accade a Piazza del Gesù Nuovo, dove c'è il quartier generale dei Gesuiti, e fuori le pareti di questa chiesa c'è un bugnato, ma in origine questa chiesa non era una chiesa, era un palazzo di civili abitazione della famiglia Sanseverino, un po' sfortunata per i suoi, come dire, altalenanti eventi storici. Tuttavia lì c'è una chiesa, un luogo sacro, con queste bugne che si proiettano verso l'esterno e che, fotografate dal basso, danno l'idea di un campo sterminato di piramidi. Ebbene, qual è la particolarità di queste bugne? Vicino ad ogni bugna c'è un segno di riconoscimento. Se ne sono stati calcolati circa 12-14, diversi fra di loro. Sono simboli strani che qualcuno attribuisce ai maestri pipernieri, di modo che ogni blocco fosse riconoscibile a colui che poi, da un punto di vista manuale, ingegneristico, posizionava i blocchi di piperno. Da un altro punto di vista, che è quello che più ci preme ricordare, che è un punto di vista prettamente esoterico, di questi simboli noi non abbiamo contezza precisa, cioè noi non conosciamo i significati. E qualcuno ha ipotizzato degli utilizzi di tipo esoterico, quindi con una valenza di carattere apotropaico, per allontanare correnti energetiche negative. E a questo proposito c'è qualcosa da dire sugli obelischi che sono presenti nella città di Napoli, che pure sono centri di contenimento, erogatori, e come se fossero dei radiofari di carattere energetico. Ma per non distrarci dal discorso precedente, vorremmo dire che questi caratteri sono stati anche posizionati, grazie all'intervento di un professore napoletano e di un musicista slavo, su un pentagramma, e hanno originato una musica. Questa musica talmente bella, talmente perfetta, talmente precisa, è come se fosse stata definita una musica celestiale, una musica che armonicamente serve a far sottintendere l'esistenza di un suono delle sfere celesti che si muovono attorno ad un motore immobile, un concetto aristotelico ma anche un concetto esoterico. Le sfere celesti che si muovono generano un suono, e da un suono si genera la vita. È un'attività di sperimentazione non scientificamente probabile, ma questo non vuol dire niente, sono ipotesi estremamente suggestive. Tornando un attimo anche agli obelischi,
dobbiamo pensare che come ci sono dei crocevie energetici nei sotterranei della città e anche qui dove siamo in questo momento, esistono dei crocevie energetiche in superficie. Non a caso questi crocevie energetici, che venivano conosciuti già da popolazioni antichissime che vivevano in armonia col cosmo, quindi che non avevano rudimenti scientifici, ma che avevano rudimenti di carattere cosmogonico e mitologico, infatti attorno a questi obelischi normalmente c'è la composizione di una rosa dei venti, di punte che irradiano energeticamente e lo fanno diventare un radiofaro. L'esempio tipico è proprio l'obelisco che è presente nella piazza antistante la chiesa di San Domenico Maggiore, ma potremmo ricordare anche l'obelisco dell'Immacolata che è proprio a piazza San Domenico Maggiore, così come potremmo ricordare l'obelisco di Porto Nuovo, ma potremmo ancora ricordare quello molto significativo, sebbene tardivo e barocco, ma molto pregnante per i napoletani, quello dedicato a San Gennaro. E c'è tutto un discorso che abbiamo fatto come San Gennaro patrono della città e che rimpiazza in qualche misura la figura di Virgilio. Quindi il passaggio anche dal paganesimo al cristianesimo è stato sotto questo profilo indolore, e qui dobbiamo anche gettare uno sguardo sinottico su quello che poteva essere un altro tipo di profondità metropolitana e cittadina, per esempio le catacombe. E allora c'è tutto l'edificio sotterraneo suddiviso in ambienti molto vasti, molto ampi, con un'infinità di nicchie di carattere mortuario per il culto dei morti, quindi che prendeva radice anche negli ipogei greci della sanità, Mater Dei e quant'altro, o Pizzo Falcone, o via Nicotera, dove appunto è stato celebrato il culto di San Gennaro, ma c'erano anche celebrati dei culti nell'antichità, per esempio dedicati a Priapo. Sono stati trovati anche dei segni di carattere esoterico e quindi con delle stelle ebraiche, quindi c'è tutta una serie di ragionamenti che potrebbero essere fatti su vasta scala. Tuttavia qui ci piaceva ricordare l'importanza di questo tufo come materiale vitale, come parte organica e funzionale al basamento su cui si regge tutta la città e una parte degli edifici in superficie. Difatti si può fare un'osservazione anche da un punto di vista geostrategico sulla città, anche geografico. Affacciandosi dalla balaustra di San Martino c'è la possibilità di vedere alcuni punti della città, in particolare dove ci sono delle scale, dove ci sono dei contrafforti, delle mura o anche dei basamenti di edifici antichi che sono di tufo e spiccano in mezzo a tutta questa colata di cemento armato che caratterizza la città moderna, contemporanea e metropolitana. E lì proprio probabilmente ci sono le parti più antiche della città sovrastrutturate, un palio solo che va interpretato solo esclusivamente in chiave energetica, oltre che in chiave estetica. Qui ci troviamo di fronte a un ambiente un po' curioso, è una piccola serra. Lo scopo di questa piccola serra è dimostrare in maniera scientifica e inoppugnabile il fatto che alcune piante possano sopravvivere anche in circostanze estreme da un punto di vista meteo, cioè con un altissimo tasso di umidità, ma illuminate solo da una luce bianca, cioè non emettitrice di fonte di calore, come avviene per il sole. E la dimostrazione che queste piantine, questi trocchetti della felicità o altre divinatine riescano a sopravvivere a questo ambiente è qualcosa di veramente interessante. Nasce da una sperimentazione organizzata da Napoli Sotterranea, dall'università e da altri comitati di carattere scientifico. Questa cosa ha avuto una eco internazionale, tanto è che finanche la NASA, cioè l'ente spaziale americano, si è interessato, perché la NASA è anche leader nello studio e nell'accertamento delle possibilità di far vivere forme di carattere vegetale su altri pianeti o su stazioni orbitali. Quindi la semplice idea di non avere il sole e il calore a disposizione, ma di avere luci fredde a un certo tasso di umidità
in un ambiente come questo che si è capitato facile, certamente rappresenta un interesse importante da un punto di vista scientifico per la sopravvivenza di alcune specie vegetali, ma anche per la stessa sopravvivenza di alcune specie biologiche, tra cui l'uomo e l'animale, proprio in occasione di eventuali viaggi al di là dell'atmosfera terrestre. Quindi è un qualcosa di significativo su cui da molti anni alcuni studiosi stanno facendo degli studi di carattere molto approfondito. E naturalmente a noi piace ricordare l'elemento energetico di questo tufo, piace ricordare il discorso che abbiamo fatto poc'anzi, per cui anche le stesse piante probabilmente si sentono rinvigorite in un ambiente che, pur essendo estremo, non è vissuto come un ambiente ostile, ma come un ambiente partecipativo, e che fa sì che la vita possa comunque anche mantenersi in ambienti dove normalmente un essere umano dopo un po' deve andarsene, perché il tasso di umidità è elevatissimo e anche la temperatura è piuttosto bassa e rigida. Molto suggestivo, questo è uno dei tanti tratti di uno degli acquedotti che si sovrappongono per livello nella città di Napoli, e quindi abbiamo l'acquedotto greco, l'acquedotto romano, quello Claudio, è di epoca augustea, e poi abbiamo l'acquedotto della Bolla, l'acquedotto del Carmignano, che è un nobile napoletano che a sue spese, visto che l'acqua non ce la faceva ad alimentare tutta la città, che era abitata da centinaia di migliaia di persone, una delle più grandi città d'Europa già nel 600, provvide a fare questo tipo di opere di ingegneria idraulica. È molto importante perché testimonia la conoscenza di ingegneria idraulica che c'era all'epoca e nell'arco dei 2300 anni di storia che caratterizzano la nostra città. Questa è un'altra di quelle serre a cui alludevo in precedenza, è una serra sperimentale. Qui l'umidità c'è, ma è inferiore agli ambienti precedenti. La temperatura è abbastanza bassa, ma non molto bassa, si percepisce che sono lampade a incandescenza e che quindi generano calore. Anche questo è una forma di esperimento di carattere vegetale che si sta conducendo in questo momento. Siamo solo agli inizi, quindi anche se molte piantine non hanno preso come dovrebbero, però sono sotto osservazione di carattere botanico, proprio per vedere i risultati e gli effetti su una lunga scadenza, su periodi più lunghi. E qui è solo l'inizio di questa sperimentazione. Qui siamo in un ambiente sicuramente più vasto di altri ambienti che abbiamo visitato fino a poco fa. Infatti questo ambiente, essendo più grande, sembra quasi una piccola porzione di cattedrale sotterranea. Certo, nulla a che vedere con le imponenti navate della Piscina Mirabilis di Bacoli, dell'antica Bauli, che era una cisterna romana. Ma certamente ci dà l'idea dimensionale di un'infinità di altri spazi, di un'infinità di altre cavità che costellano gli ambienti sotterranei della città di Napoli. Anche qui, per esempio, abbiamo un pilastro che in realtà non è un pilastro, ma è un pozzo chiuso, e possiamo anche vedere che confluisce proprio al centro di questa che evidentemente in origine era una grande cisterna. Quindi c'è un sistema di cisterne attraverso cui l'acqua scorre, con cunicoli secondari che venivano costruiti con grande perizia e diventavano oggetto di manutenzione da parte dei pozzari, da cui poi nasce questa famosa leggenda del monacello napoletano. Nello stesso tempo tutti i dettagli che noi possiamo ammirare ci fanno capire essenzialmente la grandiosità e la maestosità. In questo momento, per esempio, stiamo passando in un po' d'acqua perché ci sono delle infiltrazioni dovute alle
e dovute alle piogge piuttosto forti, però ci stiamo avvicinando a un altro ambiente che è molto particolare, un ambiente su cui forse sarà importante e meritevole dedicare qualche minuto e dire qualcosa. Stiamo entrando in un ambiente molto particolare, un ambiente dove le monache che vivevano a San Gregorio Armeno conservavano il vino, l'olio e altri generi alimentari, perché c'era un tasso costante di umidità e una temperatura costante, tutto scavato nel tufo, un ambiente molto suggestivo e unico al mondo. Stiamo uscendo da questo tratto di acquedotto romano, che per la verità non è più largo di 30 centimetri, quindi siamo costretti a camminare di lungo con una bugia e una candela che rendono l'ambiente ancora più suggestivo, ma non è del tutto claustrofobico perché in alto è piuttosto alto, quindi non presenta problemi, è un percorso consigliato, estremamente suggestivo. Siamo sulla strada del ritorno, questa piccola avventura sotterranea, nella Napoli sotterranea, è terminata, ma in realtà non vuole essere un punto fermo a un'esperienza così importante e significativa, ma è solo un punto di riavvio di un'altra esperienza che faremo in futuro, perché siamo consapevoli che ogni tanto ci sentiamo attratti
da questo percorso. Abbiamo l'esigenza, quasi fisica, quasi mentale, psichica, di poter tornare in questo antico utero materno. È un viaggio di tranquillità, di serenità, di silenzio, nella meditazione, lontano dai rumori. Già questo è sufficiente. La cosa che possiamo dire con sicurezza è che qui si ritracciano delle tracce energetiche che in condizioni ordinarie di caos e di vita robotizzata, contemporanea, moderna, sfuggono al controllo, alla percezione. E qui si attivano un pochino come quando uno scende le scale, si attivano dei muscoli particolari che di norma sono a riposo, e così si attivano anche degli organi sensoriali che sono di carattere psichico e che ti mettono in condizione di non avere paura di quello che stai facendo, di avere un po' di scarico adrenalinico, ma di avere anche nello stesso tempo quella curiositas, quella cupido cognitionis, quel desiderio insaziabile di conoscere. È un po' come un piccolo viaggio simbolico, è come Dante Alighieri ha percorso nelle sfere celesti la possibilità di accedere all'inferno, e accedere al purgatorio, al paradiso, così in una maniera sottodimensionata, naturalmente minimalista, c'è la possibilità di scandagliare se stessi e soprattutto l'essenza dei propri pensieri. Perché in epoca contemporanea tutti noi ci chiediamo chi siamo, dove andiamo, quali sono le nostre vere caratteristiche, e sono tutte domande che non trovano risposta. Questo non vuol dire che venendo qui a fare questo tipo di esperienza veloce, come l'abbiamo fatta noi, o come la fa qualunque turista o qualunque appassionato, si possano trovare delle risposte, ma già il fatto di riuscire a porsi dei quesiti diventa molto importante. Tutto questo avvolto nel mistero, tutto questo avvolto nelle linee energetiche di Hartmann e di Curie, tutto questo avvolto anche in un bozzolo di antiche conoscenze, che non sono conoscenze di carattere scientifico, quindi dimostrabili empiricamente in laboratorio, ma che sono forme di consapevolezza e di sapienza antica con cui possiamo entrare in confronto, anche perché gli antichi avevano la possibilità di avere conoscenze particolari sul territorio all'esterno e poi anche nei sotterranei. Qui potremo anche parlare delle popolazioni oscosabelliche, potremmo parlare dei cimmeri che avevano queste abitazioni sotterranee, si chiamavano argille, che abitavano un po' in tutta la piana campana e non soltanto nella zona dove c'era la Sibilla Cumana e quindi nell'agro cumano a Chiume, a Chime, ma qualcosa di più. Questa popolazione eurasiatica che si era trovata qui, non sappiamo per quali ragioni, 4.000 anni fa, e che quindi viveva secondo un iter sacro, perché ospitavano tutti coloro che venivano negli antichi santuari preitalici e anche coloro che andavano a visitare la Sibilla. Quindi ci sono dei collegamenti di carattere sapienziale molto importante, e quando si scende qui nel sottosuolo napoletano noi scendiamo in un paleosuolo che da un punto di vista fisico è estremamente interessante, da un punto di vista geologico, sismico, vulcanico. E mai come in questo periodo, con tutti i sismi che si stanno verificando sull'arco appenninico centrale in Italia, l'Italia si sta spaccando praticamente in due, gli studi che vengono condotti in questo sottosuolo sono fondamentali. Poi abbiamo un vulcano, che è il Vesuvio, che è un magma insopprimibile, che ha avuto le sue grandi eruzioni a scadenza di ogni 2000 anni circa, nel 3800 anni fa, quindi nell'Enneolitico e nel 79 d.C., eruzioni dette pliniane proprio per la capacità anche di distruggere che hanno avuto, con effetti pari a un fallout atomico. Sono tutte circostanze che possono creare dei mutamenti climatici, mutamenti climatici che già sono in atto in maniera molto potente, e Napoli è un po' una struttura verticale e orizzontale di controllo, cioè un laboratorio, un'attività laboratoriale. Anche le piante qui coltivate stanno a dimostrare che è un laboratorio che funziona. Qui c'è un piccolo laboratorio di analisi sismologica che ogni pochi minuti dà il quadro della situazione a livello italiano, è la stazione sismica Arianna, così come abbiamo dei contatti con il mondo dell'università, della ricerca scientifica e dell'osservatorio vesuviano, dell'INGV. Tutto questo crea un vero e proprio paleosuolo, e allora ce n'è per tutti i gusti. Chi scende qui da turista curioso può soddisfare la sua curiositas, chi scende qui da tecnico può fare le sue osservazioni, se è un geologo per esempio nel tufo e nelle variabilità tufacee e nelle piroclastiti che si trovano.
se un architetto oppure un ingegnere può soddisfare le proprie esigenze in termini di conoscenza di antiche tecniche costruttive a carattere, diciamo, idrogeologico, a carattere, come dire, di ingegneria idraulica. Quindi ce n'è per tutti i gusti, c'è la possibilità di approfondire dei tratti di storia greca, a poca distanza anche nella Basilica di San Lorenzo abbiamo dei sotterranei molto interessanti che rappresentano l'antica città, l'Agorà, con i suoi negozi, con i suoi, le sue lavanderie, le sue osterie. E qui per esempio c'è un, come dire, un regime antropico diverso, perché noi qui non troviamo delle botteghe, non troviamo delle tracce di una Napoli antica vissuta secondo i canoni classici dei cardini e dei decumani, ma troviamo qualcosa di più profondo, qualcosa di più arcaico, qualcosa di più ancestrale, che rappresenta per noi un archetipo. Quindi la nostra venuta qua costituisce un invito a chiunque osserva eventualmente questo video, questo breve filmato, questa attività di documentazione che abbiamo voluto girare, con appunto la partecipazione alle riprese di Silvia Guerra e con il consenso di Enzo Albertini, che è responsabile di Napoli Sotterranea, oltre ad essere geologo che ha fatto importanti scoperte, quindi uno speleologo che ha scoperto tantissime cose, anche per quanto riguarda l'esoterismo, perché non si è semplicemente soffermato all'aspetto terreno, fisico, all'aspetto materiale di queste scoperte, ma per esempio ha scoperto nella zona di Santa Maria del Pianto, una zona cimiteriale, dopo il collassamento di una parte della collina Tufacea, ha scoperto un ampio antro su cui sono incisi dei petroglifi o comunque dei simboli esoterici che non sono mai stati decifrati da nessuno e la cui origine non è facile da interpretare, come anche gli artefici. Sì, si parla di un'antica cava greca che è stata abbandonata in seguito a degli smottamenti, ma nella realtà dei fatti non c'è una produzione di letteratura scientifica tale da poter acclarare il significato di questi simboli, di queste simbologie. Naturalmente sui sotterranei di Napoli abbiamo una serie di graffiti, abbiamo una serie di croci penitenziali, abbiamo una serie di croci templari, anche sotto il campanile che è qui all'inizio via dei tribunali, abbiamo tutta una serie di simboli che sono particolarmente significativi e che descrivono la storia del passato, e attraverso l'archeosimbolismo è anche possibile studiare la vera storia più profonda della nostra città. E qui il riferimento naturalmente ai maestri pipernieri, un riferimento ai gran maestri della massoneria, un riferimento ai simboli riportati sul bugnato apotropaico della chiesa di Gesù Nuovo, hanno un significato estremamente importante e pregnante per l'interesse che ancora suscitano a distanza di molti anni dalla loro scoperta. Siamo in compagnia di Enzo Albertini, che è un geologo, uno speleologo, una persona che ha fatto importanti scoperte per questa città, creando un brand, il brand della Napoli Sotterranea, un brand vincente perché attira centinaia di migliaia di turisti all'anno. E a lui vogliamo chiedere essenzialmente una traccia energetica. Che cosa rappresenta Napoli Sotterranea da un punto di vista prettamente energetico, visto e considerato che lui è uno studioso di questo paleosuolo e lo ha esaminato attentamente, ma avverte un qualcosa di psichico, qualcosa di, non dico di soprannaturale, ma di non sempre evidente al pubblico distratto, al turista di passaggio? Noi abbiamo individuato questa traccia energetica e abbiamo provato a metterla su una tela, che è quella proprio della ripresa. In che maniera puoi aiutarci a comprendere meglio, a decifrare, a decriptare questo segnale energetico della Napoli Sotterranea per quella che è la tua esperienza? Ma io credo che tutti coloro che decidono di esplorare o di vivere un momento diverso è quello che spinge soprattutto l'essere umano un po' all'ignoto, un po' a ciò che non si vede, quindi incuriosisce, ma comunque attrae il fatto di viaggiare nel sottosuolo di una città, di un luogo,
dove questa discesa agli inferi indubbiamente dà un momento di riflessione, soprattutto di energia positiva, anche perché noi un giorno affronteremo un viaggio che ci porterà nell'aldilà, ma comunque lo affronteremo attraverso il Dio, attraverso il sottosuolo inteso come un momento che ci fa riflettere, ma soprattutto ci ricarica in quel momento di quello che forse un giorno noi dovremo affrontare. Quindi il sottosuolo è fondamentale, è il mondo ipogeo. Il mondo ipogeo è quello che comunque ci fa riflettere, ma ci dà anche una carica, soprattutto non solo positiva, ma anche psichica. Quindi al di là dell'aspetto ovviamente fondamentale, quello storico, archeologico, culturale, antropologico, perché comunque non dimentichiamo che l'uomo nasce, cioè nei ripari sotto roccia, nelle grotte naturali, quindi noi comunque ritorniamo a quello che è stato l'origine dell'uomo. E quindi tutto questo credo che sia positivo, vivere questo momento, queste esperienze che 30 anni fa, pensate che il turismo sotterraneo era, credo, qualcosa da poter mettere in atto. E dopo Napoli c'è da dire che ormai a livello mondiale si parla di turismo alternativo, quello che ovviamente ci fa viaggiare nel sottosuolo, ma anche nel sottosuolo di qualsiasi città. Quindi scendere nel sottosuolo senza alcuna paura, con senza coraggio, ardimento paura, e desiderio di conoscere. Di conoscere, soprattutto conoscere anche se stesso, capire dove realmente uno ha timore. Ma molto spesso ci si rende conto, è qualcosa che comunque fa bene ed è affascinante e soprattutto culturale anche. Ringraziamo Enzo Albertini, responsabile di Napoli Sotterranea, un carissimo amico che ci ha aiutato e si è messo a disposizione per questo viaggio intronautico. Grazie.
What's in the mind?